una femmina di gufo reale indiano. Le caratteristiche che io trovo sempre affascinanti sono questa peluria che ha sulle zampe, che copre completamente la zampa in modo che durante il volo non ci sia nessun sfregamento, con quindi che possa creare un sibilo durante il volo. Questo piumaggio morbido, molto più morbido dei rapaci diurni. Il colore, se voi ci fate caso, a seconda delle specie di rapaci notturni, a seconda delle zone dove vivono, il piumaggio prende il colore delle cortecce degli alberi dove si nascondono. Un'altra cosa particolare è che le ciglia del gufo piumate, quindi lei quando chiude gli occhi la ciglia è completamente piumata con gli stessi colori che ha sul resto del corpo, e poi ha sulla prima remigante delle ali ha dei dentini tipo pettine che le servono quando vola a spezzare l'aria, e così il volo è completamente silenzioso.